Io penso che chiunque in quella situazione, la prima paura è stata di morire e tutto quello che ha potuto fare è stato difendere la famiglia in primis e se stesso. Ora aspetto che mi ridiano mio babbo e portarla a casa. No, niente, vado io. Esce dal carcere Sandro Mugnai, il 53enne aretino che nella notte della vigilia dell'Epifania ha ucciso a fucilate il vicino che con una ruspa gli stava distruggendo la casa. Il GIP del Tribunale di Arezzo infatti non ha disposto per lui alcuna misura cautelare. Prima di tutto siamo molto felici che dopo questi brevi ma intensi giorni d'agonia sia finita almeno per come se pensava tutti. Il GIP ha convalidato l'arresto per Mugnai, ma ne ha deciso la scarcerazione considerando che non ci sia pericolo di fuga né che possa reiterare il reato o inquinare le prove. Il PM Laura Taddei aveva invece chiesto gli arresti domiciliari. Il GIP ha ritenuto che la legittima difesa ci rientrasse nel caso di specie. Durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere aretino, il 53enne ha risposto alle domande del GIP ripercorrendo i momenti di quella terribile notte. I suoi legali hanno puntato sulla legittima difesa. Semplicemente ha cercato di difendere la propria famiglia. Tutto qua. Qual era il timore? Che li schiacciasse sotto con quella ruspa. Mugnai era stato arrestato la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Aveva sparato 5 colpi di fucile contro il vicino 59enne Jesim Dodoli, che aveva preso d'assalto la sua abitazione sulle colline di San Polo, alle porte della città, a bordo di una ruspa. Ancora sono tutti sotto shock, quindi hanno ancora da riprendersi, un po' per la mancanza del babbo e un po' per tutto. Quei minuti di terrore, veramente, quelli erano minuti di terrore, anche su quello che dove è successo. Non è che bisogna essere tranquilli, sempre una persona che non c'è più, però poteva anche avere un epilogo molto peggiore, penso. Secondo quanto emerso tra i due, non correva buon sangue, erano sorti dissidi per banali questioni di tubature e cattivi odori, nulla però di particolarmente grave. Arezzo sarebbe una piena di macerie se per questo motivo qui si dovesse attivare una ruspa, ecco.